Ciao amici di Every Eye, siamo qui per voi allo stand Nintendo. Questa mattina siamo venuti a provare Hyrule Warriors, il nuovo spin-off della serie Dynasty Warriors, destinato esclusivamente per Wii U e, come tutti sapete, con una ricca selezione di personaggi provenienti dalla serie The Legend of Zelda. Il gameplay ci è sembrato piuttosto in linea con gli altri capitoli della serie Dynasty Warriors. Una caratteristica interessante delle partite è quella di poter utilizzare tutta una serie di gadget che provengono appunto dai capitoli precedenti della serie di Zelda, come bombe, archi. Le mappe sono sempre suddivise in sezioni e aree da conquistare a seconda del gameplay. Verrete guidati da una voce guida che vi indicherà gli obiettivi da sbloccare mano a mano che proseguirete lungo le mappe di gioco. Il gameplay è piuttosto classico, quindi prevede la liberazione delle varie keep, come vengono chiamate nel gioco, per poi sbloccare un boss più grande che, una volta sconfitto, vi farà passare al livello successivo. Il sistema di combattimento è sempre ancorato ai soliti canoni della serie, quindi avremo un bottone per l'attacco, un bottone per le special e un sistema di parate e schivate per i colpi avversari. I personaggi disponibili in questa demo sono due e rispondono al nome di Zelda e Link. Abbiamo potuto notare come nel menu di selezione dei personaggi ci siano 9 slot, quindi possiamo anticiparvi che altri personaggi della serie Zelda faranno la loro apparizione. Durante le partite sarete assistiti anche da altri personaggi, come avviene negli altri episodi della serie Dynasty Warriors. Una feature interessante che farà la gioia di tutti i fan della saga è quella di poter ritrovare al suo interno delle chicche, come ad esempio l'apertura dei chest, dei tesori, con le classiche musiche e animazioni tipiche della serie. Una cosa interessante sono le special moves. Come al solito dovrete, prima di poterle utilizzare, caricare una apposita barra con attacchi tramite attacchi standard. La cosa interessante appunto è che gli attacchi speciali di ogni personaggio sono legati alle armi specifiche che è in grado di utilizzare. Quindi avremo Link con la sua iconica spada, Zelda che userà un arco e la sua lancia. Una caratteristica interessante sono gli scontri coi boss. Infatti durante la fase finale della demo abbiamo potuto scontrarci contro il famoso King Dodongo, che sicuramente chi ha giocato alla serie di Zelda conoscerà. La cosa interessante degli scontri coi boss è che, oltre al button mashing più puro, che è presente in tutto il gameplay, dovremo utilizzare tutta una serie di item, proprio come nei capitoli action RPG. Quindi nel caso appunto di questo, del boss visto nella demo, dovremo, prima di potergli infliggere dei danni, lanciargli delle bombe in bocca, stordirlo e poi utilizzare i classici attacchi speciali o standard per indebolirlo. L'unica cosa che ci è sembrata un po' da rivedere è stata l'utilizzo dei weak point. Una volta stordito l'avversario, infatti, utilizzando il weak point potrete praticamente ammazzarlo in un colpo solo. Nonostante una struttura di gioco classica, insomma, potete vedere alle mie spalle che la fila per provare Hyrule Warriors è seconda solo a quella di Smash Bros. Quindi qui in America è attesissimo il gioco, probabilmente sarà anche un successo commerciale. Aspettiamo semplicemente di poter provare una versione definitiva per potervi dire la nostra su everyeye.it.